Fa tappa anche a Torino Capitan Acciaio, tour di Ricrea, consorzio nazionale per il riciclo degli imballaggi in acciaio. Fino al 23 maggio, Piazza Castello ospita un villaggio ecologico. Tra i compiti di Ricrea esiste quello della sensibilizzazione del cittadino rispetto ai vantaggi offerti dalla raccolta differenziata e dal riciclo degli imballaggi in acciaio. Siamo qua a Torino perché il Piemonte in generale, ma soprattutto Torino, esprimono numeri di assoluto rilievo nel panorama italiano. Se la media di chilogrammi abitante raccolti in Italia è 2,94 kg per abitante, a Torino siamo ampiamente oltre perché sfioriamo i 4. Quindi la presenza di Ricrea qua a Torino vuole essere un segnale di considerazione per quello che la città e la regione e la provincia hanno fatto e stanno facendo e vuole essere però anche uno stimolo per migliorare ulteriormente il dato, perché il dato può essere ancora implementato, nel senso che ci sono ancora delle percentuali di possibile miglioramento, nel senso che alcune tipologie di imballaggio non sono ben conosciute, quindi non vanno a raccolta differenziata e non vanno a riciclo. L'obiettivo della nostra iniziativa è proprio quello di far conoscere al cittadino, che poi alla fine è il primo attore della filiera, quello attraverso cui passano tutte le fasi successive. Quali sono gli imballaggi in acciaio, come si possono separare correttamente in casa e come si possono avviare il riciclo e soprattutto perché debbono essere avviati il riciclo. Che cos'è Ricrea? Ricrea è un consorzio di diritto privato costituito per legge da produttori di materia prima siderurgica e da produttori di imballaggio che fa capo al sistema CONAI, che raggruppa altri 5 consorzi di filiera per altrettanti materiali di imballaggio. È stato costituito nel 97, quindi ormai 21 anni fa, dal decreto Ronchi, allora ministro dell'Ambiente, e rappresenta un modello innovativo nella gestione dei rifiuti, perché per la prima volta in Italia, e forse posso dire anche in Europa, si è unito un sistema privato, che è quello delle imprese, e un sistema pubblico, che è quello dei comuni, attraverso il quale, attraverso questa collaborazione, si riesce ad ottenere obiettivi che a livello europeo sono estremamente gratificanti. Quindi il sistema, da un punto di vista tecnico, funziona così: attraverso la corrisponsione del contributo ambientale da parte degli utilizzatori e alla vendita del materiale che abbiamo raccolto, il consorzio è in grado di finanziare i comuni o i soggetti delegati dai comuni per i maggiori oneri che derivano dalla raccolta differenziata. In altre parole, noi eroghiamo dei corrispettivi in funzione delle quantità messe a disposizione e delle qualità del materiale, perché la qualità è estremamente importante, e attraverso questo noi riusciamo ad alimentare economicamente questa attività dei comuni. Siamo ampiamente oltre i target europei, ma non ci accontentiamo perché il target europeo del 2030 parlerà di 80% di avvio riciclo, ma noi ce lo siamo posti internamente come obiettivo al 2020, quindi siamo abbastanza avanti rispetto agli obiettivi, ma questa è una sfida di tutti i giorni che amiamo combattere. Come si colloca Torino in questo contesto? Torino, come dicevamo prima, e il Piemonte in generale si collocano a livelli di assoluta eccellenza. Sono tra le migliori, Torino particolarmente è forse la città con la maggiore percentuale in Italia di raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Questo grazie alla collaborazione e alle sinergie messe in atto da Ricrea in primis, dal comune, dalla provincia e dalla regione. C'è un'opera di sensibilizzazione molto puntuale da parte del comune sulla cittadinanza e noi raccogliamo i rifiuti di imballaggi in due modi a Torino, sia insieme al vetro per quanto riguarda la città, sia insieme alla plastica per quanto riguarda la provincia, ma entrambe le tipologie di raccolta sono molto efficienti e consentono di ottenere risultati notevolmente superiori alla media nazionale. Quindi la premiamo in questo modo Torino. Un villaggio per sensibilizzare, un villaggio per educare. Cosa avverrà concretamente in questi 3 giorni? Ma questa postazione, che è in questa bellissima piazza della città, ha come scopo quello di far arrivare più gente possibile interessata alla tipologia del materiale che noi trattiamo e soprattutto far conoscere fondamentalmente ai bambini, perché evidentemente Capita Acciaio è un oggetto, è un'installazione che attira molto i più piccoli, far capire anche attraverso manifestazioni ludiche, quindi montaggio di oggetti, esempi pratici, quanto sia importante la sensibilizzazione della famiglia stessa. I bambini sono un veicolo straordinario di sensibilizzazione. È proprio attraverso questi passaggi che noi intendiamo fare con le scuole, con le famiglie, con i bambini anche singolarmente. Intendiamo sensibilizzare ancora di più la cittadinanza su quelle che sono le corrette e le buone pratiche che devono essere svolte per l'avvio al riciclo dei nostri imballaggi. E quindi
Noi abbiamo visto, perché questo tour lo facciamo anche in altre grandi città italiane, abbiamo visto che c'è un interesse incredibile da parte delle famiglie che chiedono, fanno domande, vogliono sapere, vogliono documentarsi, e la sfida maggiore è proprio quella di spiegare che la raccolta differenziata, che sembra un mantra, non significa niente se non quello che avverrà dopo, perché la raccolta differenziata non è che il primo step per avviare al riciclo il manufatto che hai separato in casa tua. Se non capisci che, se il cittadino non comprende che attraverso la sua azione si potranno creare, ricreare, da qui il nome nostro, nuovi oggetti, nuovi manufatti, sarà molto più difficile convincerlo a farla. Se invece lui vede in prima battuta che il suo comportamento permette di ottenere dei risultati, allora vedrà che tutto sarà molto più facile, più naturale, e il cittadino sarà più motivato. Assessore, la città di Torino è virtuosa per quello che riguarda il riciclo degli imballaggi in acciaio. Che cosa rappresenta questo risultato per voi? Per noi è importante soprattutto che i cittadini abbiano capito l'importanza della raccolta differenziata. In questo caso parliamo di acciaio, ma potremmo parlare di qualsiasi altra cosa. I cittadini sono molto sensibili al tema e si stanno dimostrando veramente all'altezza dei risultati che la città poi si propone. Cosa si può fare per migliorare ancora di più? Un po' di informazione in più e un po' di diffusione un po' più capillare della raccolta porta a porta, cosa che stiamo per fare, raggiungendo appunto l'obiettivo nel 2021 del 100% di porta a porta. Io sono Merlin Anna, sono consigliera delegata della città metropolitana, quindi sono qui in rappresentanza dei 316 comuni che hanno agito e hanno lavorato attraverso la sensibilizzazione sul recupero dei materiali ferrosi. Crediamo che questa economia debba essere un'economia circolare e non un'economia piatta, quindi sul recupero delle materie. Io non la chiamerei rifiuto, lo chiamo materia prima, che deve essere rimessa sul mercato. Noi qua oggi abbiamo preso un premio molto importante che quindi testimonia questo impegno, ma sicuramente bisogna fare di più, bisogna riciclare di più, quindi non solo il ferro, che è un materiale preziosissimo, ma dobbiamo puntare al riciclo di tutti i materiali.